terrorismo tra gli obiettivi, anche la Basilica del Santo, ora più controlli, confidiamo nella protezione di Antonio, così padre Poiana. Dopo Parigi fiaccolata contro la violenza, Musile di Piave, insieme al segretario federale Matteo Salvini, il governatore Luca Zaia, la pace non si fa con le bandiere. Il miracolo al santo, neonata gravemente malata guarisce improvvisamente, l'annuncio ieri durante il battesimo, il lungo applauso in basilica. Rubata ad un'anziana la chiave della cassaforte, dopo qualche giorno si presentano a casa fingendosi poliziotti, il colpo da 30.000 euro. Stato ritrovato dopo una mattinata di ricerche l'anziano di 74 anni scomparso da casa ieri pomeriggio ad Arqua Petrarca, l'uomo è malato di Alzheimer. 4 chilometri scoperti di tratta tra Taggi e Villafranca, 1200 firme raccolte in comune e arrivano in provincia, la prima richiesta dopo la fusione del trasporto pubblico. 220 esuberi a Padova, 1300 in Veneto, domani a Palazzo Balbi si apre il tavolo contro i tagli in provincia, fuori la protesta dei dipendenti. Buonasera, buonasera e ben ritrovati in diretta con l'informazione di TG Padova, immancabile come ogni volta quando si alzano i toni, i rischi per quanto riguarda il terrorismo, tornare a parlare della Basilica del Santo è tra gli obiettivi assieme al Vaticano e quindi i controlli sono stati potenziati nelle ultime ore, lo ha detto il rettore padre Poiana che poi tra l'altro ieri durante le celebrazioni della Santa Messa ha svelato quello che potrebbe essere il nuovo miracolo di Antonio. Vediamo. Dopo Parigi l'allarme ora è per il Vaticano e la Basilica di Sant'Antonio a Padova. Lo sa l'intelligence che già da tempo ha allertato i frati per i possibili rischi legati ai foreign fighters, i combattenti ISIS di rientro in Italia. L'autorità pubblica ci comunica di aver rafforzato la vigilanza, quindi di aver di tenere in considerazione il possibile obiettivo. Più controlli sul sagrato per scongiurare l'azione di emulatori, quella più temuta dagli uomini dei servizi segreti nel nostro paese. Confidiamo nella protezione del santo, dice padre Poiana. Come fatto tra i tanti dai genitori di una bimba miracolata a raccontare l'accaduto ieri nel corso delle celebrazioni domenicali lo stesso padre Poiana, il miracolo della piccola Kairin. Durante la gravidanza della madre la scorsa estate ben due specialisti avevano diagnosticato alla bimba una grave forma tumorale. Genitori e nonni, le nonne in modo particolare, le quali si sono rivolte a Sant'Antonio chiedendo una grazia, la grazia di essere tirati fuori da quell'incubo che stavano vivendo. L'appuntamento con un nuovo specialista a Bologna era fissato in agosto inoltrato. Nonni e genitori devoti pregarono Antonio. Poi una telefonata annunciava la modifica della data, anticipata al 13 giugno, il giorno del santo, per di più alle 18, ora di inizio della processione. Passati in basilica al mattino per una preghiera e la benedizione speciale, i genitori sono poi partiti per Bologna. Nuova diagnosi, sana come un pesce. Il medico, ma lei crede nei miracoli? E il medico rispose, a volte bisogna arrendersi e crederci. Senza una spiegazione, Kairin, il 1 ottobre, è nata, di quel brutto male nemmeno traccia. E già si grida al miracolo, a pochi mesi da un altro possibile segno della santità di Antonio, quando in America, davanti alle reliquie del taumaturgo, un bimbo muto dalla nascita cominciò a parlare. E mentre i grandi del mondo marciavano, ieri ricorderete, a Parigi, nei giorni scorsi a Parigi, la manifestazione in contemporanea qui a Padova da parte delle comunità dell'Islam che hanno condannato il terrore. No, forte e fermamente a tutte le forme di violenza. Non è accettabile uccidere persone inerme a nome delle religioni. Sono scesi in piazza a Padova nello stesso momento in cui a Parigi i capi di Stato di tutto il mondo insieme a 2 milioni di persone si muovevano in corteo contro il terrorismo. Le comunità islamiche di tutta Padova e provincia si sono date appuntamento domenica pomeriggio davanti alla prefettura per condannare i fatti di Parigi, il massacro della redazione di Charlie Hebdo e le vittime ebree del supermercato francese. Il messaggio di insieme uniti tutti quanti contro ogni forma di violenza. Siamo qui uniti e stiamo uniti per questo.
Tanti messaggi di pace tenuti in mano dai bambini, anche loro stringono le matite diventate il simbolo della pace. Bimbi cristiani e musulmani che rappresentano il futuro dell'integrazione. La manifestazione ha voluto parlare alla città di Padova per ricostruire un rapporto di fiducia ed evitare lo scontro religioso. La nostra intenzione è quella di lavorare attivamente nella città di Padova per distruggere il muro di diffidenza che si è creato. Quel rapporto lacerato a causa di queste vicende. Non si può uccidere in nome della religione, ribadiscono in un comunicato letto a gran voce davanti ai padovani in centro per lo shopping. Soprattutto, dicono le comunità islamiche, non si deve fermare la libertà di stampa. Se non ci fosse la libertà di stampa, queste democrazie non sarebbero arrivate dove sono arrivate adesso. Perché la libertà di stampa vuol dire far arrivare la verità nelle case delle persone. Contro il terrore e la violenza, la manifestazione anche a Musilia di Piave, nel Veneziano, con il governatore Luca Zaia e il segretario federale Matteo Salvini. La pace non la porti a casa sventolando la bandiera della pace fuori dal balcone. Per dire no al terrorismo e soprattutto alla paura, il segretario generale della Lega Nord, Matteo Salvini, ha scelto Musilia di Piave, piccolo comune del Veneziano in cui la stessa notte dell'attentato alla redazione francese di Charlie Hebdo, un padre è stato accoltellato da un 14enne tunisino che se l'era presa prima con il figlio. Che i veneti e gli italiani abbiano voglia di stare tranquilli, lo dico da papà e chiudo. Salvini e il governatore Luca Zaia erano alla testa del corteo che in pochi minuti ha assunto altri connotati, trasformandosi in una manifestazione contro la violenza. Per qualcuno la vita vale troppo poco e quindi i nostri sindaci devono fare di tutto e di più e poi capire dove sono queste famiglie, che genitori hanno dei ragazzi che vanno in giro col coltello a 14 anni. In 2000 hanno camminato fianco a fianco e mentre anche il sindaco di Musilia di Piave si schiera a fianco del collega Massimo Bitonci. Finché ci sarò io a Musilia non ci saranno moschee. Il governatore del Veneto ribadisce la sua vicinanza a tutte le minoranze di origine e confessione diversa dalla nostra, ma da tempo inserite ormai parte della nostra comunità. Penso che non sia corretto generalizzare, questo sarebbe sbagliato. In Veneto abbiamo 514.000 immigrati e molte persone si comportano bene, si sono integrate, hanno un progetto di vita e proprio anche nel loro interesse è bene prendere le distanze perché qui noi non vogliamo avere nulla a che fare con i terroristi. Torniamo in città e per la cronaca sentite ancora la vicenda di una truffa che riguarda un'anziana a Padova. Ingannata dal ladro che il giorno prima le aveva rubato in casa ed era poi tornato per completare l'opera. L'ennesima truffa ai danni di un'anziana padovana che vive sola. Questa volta la vittima è una 92enne residente in via D'Annunzio a Città Giardino. La signora sabato mattina aveva subito un furto di 50 euro. In casa mancava anche la chiave della cassaforte. Domenica l'anziana riceve una telefonata. Dall'altro capo della cornetta il ladro si finge poliziotto. Signora, abbiamo ritrovato quello che le hanno rubato. Stiamo venendo a riportarle tutto. Ingenuamente l'anziana apre la porta e accompagna il ladro a controllare la cassaforte. Con la scusa di fare un inventario dei gioielli e dell'argenteria all'interno, ha poi distratto la signora mandandola a prendere dei sacchi. Poi il ladro ha caricato i gioielli e ha finto di uscire per andare a prendere una macchina fotografica. E qui non è più tornato. Non vedendolo rientrare, la 92enne ha chiamato la questura per verificare e così ha scoperto di essere stata ingannata e derubata di 30.000 euro. Dopo questo ennesimo episodio di truffa, l'appello della polizia. Noi ci raccomandiamo a tutte le persone anziane, ma insomma chiunque riceva la visita di sconosciuti, per prima cosa di non aprire la porta a chi non si conosce. Anche se avesse una divisa o mostra un tesserino, vi consigliamo di verificare sempre la loro presenza tramite una telefonata al 113. Se ci si accorge tardi, non bisogna poi farsi prendere dal panico, ma giocare d'astuzia e fingere una telefonata. Se la persona viene fatta entrare in casa e ci si rende conto che probabilmente questa persona ha cattive intenzioni, di allontanarsi un attimo, mettersi di sparte e telefonare il 113. È stata investita una donna questo pomeriggio in via Gattamelata a Padova, stava attraversando la strada nei pressi del passaggio pedonale davanti al Busonera. L'auto, una Mercedes, si è subito fermata per prestare soccorso, la donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale, sul posto la polizia locale il 118. Torniamo invece con la cronaca di Padova e provincia, le immagini di ieri, lo schianto in autostrada per la nebbia killer costata la vita a un camionista, il suo corpo trovato soltanto dopo diverse ore.
La nebbia intensa ieri mattina ha provocato un gravissimo incidente lungo l'autostrada A13. L'autista straniero del TIR è morto uscendo di strada con il mezzo pesante carico di prodotti alimentari. L'incidente è avvenuto nel tratto tra Terme Euganee e Monselice in direzione sud. A causa dell'incidente è stata chiusa l'autostrada. Sul luogo dell'evento il traffico è rimasto bloccato e si sono formate lunghe code. È stato trovato dopo una mattinata di ricerche l'anziano di 74 anni scomparso ieri da casa ad Arqua Petrarca. L'uomo malato di Alzheimer è stato individuato dai vigili del fuoco e dagli uomini del soccorso alpino ai piedi di una piccola scarpata vicino ad un ristorante non distante dal paese. Nonostante abbia passato la notte al freddo, sarebbe in buone condizioni. L'anziano si chiama Benvenuto Todaro. Era scomparso da casa domenica intorno all'1 del pomeriggio. L'ultima ad averla vista era stata la figlia fuori dalla loro abitazione. Alle ricerche hanno preso parte anche i cinofili e il gruppo sommozzatori. Paura in una palazzina di Ponte Longo, in un appartamento di via Martiri di Belfiore, ha preso fuoco una stufa a cherosene. L'incendio fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze, nessuno è rimasto ferito o intossicato e la struttura della palazzina non ha riportato danni. Il fuoco però ha annerito gli interni dell'appartamento, che è stato dichiarato inagibile. Ora andiamo in provincia per una serie di novità. La fusione del trasporto pubblico, sapete, già vengono avanzate tutta una serie di richieste, in particolar modo dai comuni. Depositata oggi la raccolta firme. Vediamo. Siamo disposte anche a pagare un biglietto più alto dell'€1,50 che può essere adesso TG, però a fronte di avere un servizio con una maggior frequenza. Chi abita Villa Franca Padovana la domenica non ha un autobus per raggiungere Padova. Nel comune risiedono più di 700 studenti che a Padova studiano e per raggiungere la linea 11 devono fare 4 km con i loro mezzi. Il Partito Democratico ha raccolto in queste settimane oltre 1000 firme per colmare questo vuoto. Stiamo valutando il momento propizio anche quello della neonata fusione, e come provincia vogliamo metterci tutto l'impegno per dare una risposta positiva. Villa Franca è solo il primo comune a farsi avanti. Con la neonata società di trasporto potranno essere ridefinite e rinegoziate anche le altre tratte attraverso l'intercessione della provincia. Veneto è frammentato, ci sono 39 aziende del trasporto pubblico locale, la regione non ha mai svolto una funzione di regia da questo punto di vista. In attesa del biglietto unico, occasione che Padova non deve perdere, il consigliere Ruzzante definisce cosa gravissima l'aver lasciato andare il treno dei finanziamenti destinati alla seconda linea del tram, ora dirottati su un altro investimento. Significava avere posti di lavoro, significava garantire un servizio ai cittadini e purtroppo quando si perdono queste occasioni non si recuperano e Bitonci è responsabile di questa scelta folle, sbagliata. Ma è arrivata nel pomeriggio la risposta da parte dell'amministrazione padovana. Rinunciare a una seconda linea non significa perdere un'opportunità, ma preservare la città da altri danni e smetterla di mettere le mani in tasca ai padovani. I soldi che Santini, il sottosegretario, dice essere persi sono in realtà risparmiati. L'assessore alla mobilità Stefano Grigoletto interviene sulla questione dei finanziamenti al tram che sono stati cancellati secondo quanto riportato dal parlamentare del PD Santini. Nel programma elettorale alla voce trasporto pubblico si diceva chiaramente no alla seconda linea del metrobus, continua Grigoletto che vedete nelle immagini. La realizzazione della prima linea del metrobus si è dimostrata incompatibile con la struttura urbana della città. Ancora di provincia, parliamo del futuro, quali compiti e a chi, ma soprattutto che fine faranno i dipendenti, se ne discute domani in regione, tra l'altro in concomitanza con una protesta all'esterno del Palazzo regionale da parte dei dipendenti, l'annuncio oggi nel corso di linea diretta. Il primo incontro in cui si comincia ad affrontare la questione delle funzioni e quindi capire attraverso l'individuazione delle funzioni fondamentali e le funzioni non fondamentali ed eventualmente altre accessorie che i comuni potrebbero delegare all'ente di area vasta, come suddividere queste funzioni tra i diversi soggetti che, ripetiamo, all'ente di area vasta, cioè la ex provincia, alla provincia. Treviso è ancora in essere l'istituto della provincia fino alla fine del mandato, alla città metropolitana, perché la provincia di Venezia diventa città metropolitana,
e ai comuni, alle regioni poi nell'eventuale spartizione, come appunto individuare tutte queste funzioni, suddividere chi fa che cosa e da lì con che personale, con che risorse. Questi sono temi che vanno intrecciati e capire bene come andrà a finire, ma è veramente importante il tavolo di domani perché si inizia questo percorso. Per quanto riguarda lo sport, il calcio, la seconda sconfitta consecutiva per il Padova, perso a Mogliano, addio alla vetta della classifica. I biancoscudati in due settimane sono passati da un più 5 in classifica sull'Alto Vicentino a un meno 1, con tanti dubbi sulla condizione psicofisica della squadra. La partita di ieri è finita 3-2 contro i trevigiani. Siamo alla programmazione per questa sera, alle 21.05 Iceberg con Emilio Fede, l'onorevole Gianluca Bonanno, il parlamentare eurodeputato della Lega Nord, l'onorevole Roberto Bernardelli di Indipendenza Lombarda, poi Diana De Marchi del Partito Democratico e l'onorevole Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori. Così su Rete Veneta alle 21.05 c'è Iceberg. È tutto per questa edizione di TG Padova, grazie per averci seguito e buona serata.